Michele Nocera fa parte del comitato organizzatore di questo, ormai da anni, di questo premio Catullo, Una notte a Sirmione, ritorna in grande stile con dei grandi personaggi. Stasera vedremo un po'. Sì, credo che ci sia un po' tutto il mondo rappresentato dello spettacolo, chiaramente televisivo. È un premio, ricordiamolo, giornalistico televisivo. Quindi abbiamo due grandi firme come Belpietro e l'altro, che adesso mi sfugge il nome, quello direttore dell'ANSA, Anselmi, ecco, mi è venuto il nome. Ecco. E poi abbiamo la Vezzali, che rappresenta lo sport con la S maiuscola, e sicuramente poi due grandi trasmissioni di successo, quali il Festival di Sanremo con i suoi due vincitori e X Factor col vincitore, che forse avete ascoltato qualche nota all'inizio, cari telespettatori, di questa intervista. È sempre un premio interessante, per noi è un veicolo di promozione turistica importantissimo. L'anno scorso non c'eri, probabilmente è andato in vacanza per prendere un po' di tintarella. Avevo altri impegni, saranno a cavallo di due impegni, quello di Assisi e questo di Sirmione, non potevo farli tutti e due, allora ho fatto quello di Assisi. Quest'anno invece siamo riusciti di nuovo a distanziarli e a fare tutti e due, quello di Assisi prima e ora a tornare qui a Sirmione dopo 6-7 anni, insomma ormai sono un'istituzione con il premio. Sì, insomma. Ecco caro, stasera un'altra nutrita schiera di personaggi, artisti, giornalisti, sì, un'altra bella serata divertente. C'è un po' di tutto, c'è la musica, ci sono le chiacchiere, le belle donne con Gabriella Pession, la comicità, l'allegria, sarà una bella serata in questo salotto meraviglioso che è Sirmione, il Lago di Garda. Ovviamente stiamo parlando del premio Catullo con Bruno Vespa, presidente di giuria. Immancabile, quasi più scuro di me. Sì, difatti ha detto che sei stato via con Carlo. Quasi più scuro di me. Grazie Carlo. Ciao a tutti. Daniele Molgora, presidente neoeletto, presidente della provincia di Brescia, presente questa sera a questa festa di Sirmione, questo premio Catullo, oramai è diventato un'istituzione, la provincia di Brescia è sempre stata partecipe a questa manifestazione, a questo spettacolo. E come ne ho letto, credo che Sirmione faccia in bocca al lupo, soprattutto i saluti, ma soprattutto il premio. Beh, Sirmione non per niente è la perla del Garda e questo è uno strumento, è comunque un'attività di un'area, di un comune che è, diciamo, la punta di diamante di tutto il nostro Garda ed è la possibilità quindi di propagandare turisticamente in tutta Italia questo nostro grandissimo, bellissimo lago. Quindi questa è l'importanza trainante di questa manifestazione che si ripete tutti gli anni e questa volta ho l'onore di essere presente come presidente della provincia. Primo mandato, primo anno, siamo avanti 10 anni, auguriamo di vederci tutti gli anni ancora. Lo speriamo e speriamo di rendere ancora il nostro lago ancora più bello, ancora più attraente. Francesco Fatinetti, premiato oggi a premio Catullo. Devono dare un premio? Sì, no, tanto per cambiare. Ma era una sorpresa, ma veramente? Non lo sapevi, vero? No, lo sapevo. Infatti Nicoletto oggi era disperato, non aveva il suo Roby. Guarda, no, non sapevo, cioè mi hanno avvisato ma faccio finta di niente. No, siamo qua, sono contento prima di tutto perché questa zona è bellissima. Io vengo spesso con i miei amici, ho tanti amici che abitano a Sirmione, a Desenzano. È un posto che ha una grande storia anche per quanto riguarda le discoteche. Io sono un amante, ero un amante delle discoteche, per cui adesso c'è da lavorare, per cui a sera bisogna dormire. E soprattutto perché oggi siamo qua, soprattutto io, Mara e Morgan, daremo il là a questa terza edizione di X Factor. Oggi diremo anche la data precisa, se vuoi te la do, sì, in anteprima. Siamo dopo, quindi in anteprima è il 10 di settembre. Non lo sa nessuno ancora. Non lo sa ancora nessuno, me l'hanno chiamato adesso in questo momento. E ti hanno riconfermato quindi anche. Questo non me l'hanno detto. Non te l'ho detto. Mi sta facendo venire un dubbio adesso. Vabbè, ci pensiamo dopo. Comunque partirà il 10 settembre, X Factor, terza edizione. Siamo già in giro a fare i provini. Ci sono un sacco di ragazzi nuovi che stanno arrivando, tanto talento. E su questo palco c'è anche un ragazzo che viene fuori da X Factor, che è Matteo Beccucci, l'anno scorso, anzi pochi mesi fa, ha vinto la seconda edizione di X Factor. Quindi vuol dire che il nostro programma vive anche al di là delle nostre puntate, insomma i cantanti che partecipano a X Factor hanno una vita propria. Tu sai che questa è anche terra dei Pooh, amanti, amici del Sesto Senso, hanno fatto una prima partenza. Conosci qualcuno dei Pooh? Sì, no. Sì, cioè nella totalità li conosco. No, lo so, è una zona che ha vissuto con la musica per tanto, tramite queste discoteche che hai citato, come Sesto Senso.
ed è una zona molto musicale, per cui sono contento di partecipare a questa manifestazione. Francesco Facchinetti, oltre X Factor cosa farai? Ma quello è già un grosso impegno, faremo bene X Factor, si spera. E poi faremo RTL, faccio la radio, sempre da settembre. Sempre con Nicoletta? Sempre con Nicoletta, sempre 7:30. E vinci sempre tu? Sono fortunato. Lì. Grazie, Francesco. Ciao. Se questi personaggi sono arrivati o sono arrivati, molti di loro devono amare Maiocchi, che è... Caribaldi dicevate prima. No, perché tanti anni che faccio questo mestiere, dicevo che tanti ragazzi hanno fatto successo, ma in effetti noi ci limitiamo a mettere in luce le loro doti, ma queste doti loro le hanno. Battisti, io non ho fatto assolutamente niente. Mogol ha collaborato scrivendo i testi, Luce era un grande autore, un grande cantante, hanno trovato questo connubio fantastico e lì è nato il connubio Mogol Battisti. Noi abbiamo lavorato con loro, ma siamo stati degli spettatori come gli altri. Con questi grandi nomi, a questi giovani che si lanciano sulla ribalta, X Factor l'ha lanciato da poco, ma altri giovani, il futuro? Beh, il futuro è quello di lavorare seriamente, di capire chi sei, che cosa vuoi fare, cercare di fare una tua politica artistica su te stesso, imparare a scrivere sempre meglio, c'è tante cose da fare. La partenza della televisione è una cosa importante, però poi bisogna guadagnarsi la posizione. Da esterno mi sembra di aver capito che questi giovani, gli artisti di adesso, hanno meno manie di protagonismo, è vero? O... L'artista ha manie di protagonismo, sempre, giustamente. Sempre. Beh, insomma, l'artista è nato per stare sul palcoscenico, come tale gli piace il protagonismo, il loro ego è sicuramente spinto ad avere il successo e il plauso generale. Il riconoscimento generale della loro arte fa piacere a tutti, anche ai pittori. Io credo che Michelangelo era gelosissimo di Raffaello. Questo è nella norma. Chi possiede un ego artistico per cui gradisce l'accoglimento e il gradimento del pubblico sicuramente è un artista, ma questo vuol dire essere degli artisti veri. Poi però in contemporanea lavorare seriamente, a volere arrivare, avere degli scopi, arrivare a certe cose, lì si tratta di lavoro puro, cioè lì si tratta dell'artigianato. L'artigiano è un grande artista, ma poi deve lavorare per poter arrivare a un risultato fantastico. Le sorprese che ci riserverà il prossimo futuro di personaggi, ha qualcosa di curioso? No, io sto lavorando con i Bastardi, che sono arrivati secondi a X Factor per 16 punti, loro lavorano, sono un gruppo rock trentino molto forti. Sto lavorando su Tony, che è il ragazzetto dell'anno prima, questo ragazzo giovane dell'anno prima di X Factor, anche loro stanno lavorando seriamente, scrivono canzoni, poi dei Bastardi sono in sala e Tony è stato, c'ha un EP e si lavora sempre. Se si lavora con Maiocchi bisogna essere seri e... No, è necessario, altrimenti si perde il tempo, non serve. Complimenti. Grazie, arrivederci.